Piacenza con i suoi simboli è protagonista in Piazza Cavalli grazie al presepe esposto nella vetrina dell'INPS ideato da Thomas Trenchi. Rappresenta un messaggio di speranza alla fine di un anno drammatico, un simbolo assoluto di vita, la Natività, ambientato nel cuore della nostra città, tra Palazzo Gotico e i Cavalli del Mochi realizzati con la stampante 3D. È un presepe contemporaneo e metaforico, quello inaugurato ieri in centro storico. È un presepe ambientato in una piazza Cavalli deserta, è una piazza Cavalli che è un po' il cuore della nostra città, ferito dalla pandemia alla fine di quest'anno drammatico. Ecco, qui in mezzo ho voluto rappresentare la scena della Natività. Maria, Giuseppe, Gesù Bambino, il bue e l'asinello, il simbolo assoluto di vita che speriamo sia davvero un simbolo di speranza per Piacenza. E ringrazio chi mi ha dato una mano perché le statue equestri del Mochi sono scannerizzate e stampate in 3D. Ogni mezz'ora il presepe si accende e riproduce il passaggio dal giorno alla notte. Ogni mezz'ora, dalle 18 alle 21, entra nel vivo il presepe, si accende, o meglio, cala la notte, si accendono le stelle, dietro a Palazzo Gotico la stella cometa e si illuminano i lampioni. Poi torna la luce, che non è solo quella del giorno, ma anche quella della capanna, della scena della Natività.